Anna Tatangelo felice dopo il malore, grazie amore mio. Anna Tatangelo insieme a suo figlio dimentica il triste evento. Anna Tatangelo ha caricato durante le ultime ore una serie di foto insieme a suo figlio Andrea. La cantante ha infatti voluto onorare il rapporto speciale che la lega al suo bellissimo bambino, e ha scritto nella didascalia dell'immagine queste parole. Perché in questi abbracci rinasco e trovo la forza di rialzarmi sempre perché ciò che segna insegna e grazie amore mio. Cancelletto io e te cancelletto il resto sono scuse cancelletto il resto non conta. Ancora una volta Anna ha ricordato che il suo unico amore è semplicemente il figlio avuto con Gigi D'Alessio accantonando quindi tutti i gossip che l'hanno vista protagonista negli ultimi mesi. In seguito alla crisi con il cantante partenopeo, la Tatangelo è infatti stata vittima dei giornali scandalistici, i quali le hanno attribuito durante tutta l'estate delle relazioni amorose che effettivamente non sono avvenute. Dopo l'ennesimo gossip, Anna è addirittura scoppiata e sui social ha pubblicato una frecciata al veleno contro tutti coloro che avevano messo in circolazione tali menzogne. In seguito, la Tatangelo ha misteriosamente cancellato una data del suo tour che si doveva tenere in una provincia di Latina, motivando la sua assenza scrivendo sui social di essere stata male, cosa avrà mai potuto avere Anna tanto da rimandare un suo concerto?. Anna Tatangelo la dedica per il figlio, in questi abbracci rinasco. Anna Tatangelo sempre nell'annuncio in cui dichiarava di non potersi esibire a Latina, ha poi scritto che comunque la data del concerto era semplicemente rimandata di qualche giorno, insomma, qualunque cosa le sia successo, è stata una cosa passeggera. Tuttavia, potrebbe essere stato proprio tutto l'interesse da parte dei giornali sulla sua vita privata a farla cadere in sconforto, tanto che prima di tutto si è voluta sfogare sui social, e poi avrebbe anche sentito il bisogno di restare un po' sola e non salire sul palco. Insieme a lei comunque c'è sempre stato suo figlio Andrea, verso il quale ha dedicato anche oggi una bellissima dedica. Il suo piccolo Andrea infatti, come ha sottolineato, le dà sempre la forza di rialzarsi dopo ogni dispiacere, e ogni suo abbraccio le dà modo di rinascere. Per quanto invece riguarda il rapporto con il suo ex Gigi D'Alessio, le cose non sarebbero cambiate rispetto a mesi fa, i due infatti non si starebbero né frequentando né tanto meno sentendo. Insomma, il loro grande amore è veramente finito?.